Ciao ragazzi, allora questo è un make up ispirato, come avete potuto vedere dal titolo, a Kim Kardashian. Ho trovato una foto dopo tanto tempo che mi ha ispirato, quindi ho deciso di riprodurlo. Io spero che vi piaccia, seguite il tutorial se vi va e al prossimo video. Ciao! Allora, la base è già fatta, naturalmente potete farla anche dopo, però io ho voluto registrare il video sulla base, per cui l'ho fatta prima. Se vi interessa, tra l'altro, il video sulla base, vi metto il link qua. Allora, come avete letto dal titolo, questo è un make-up ispirato a Kim Kardashian. Ebbene sì, anche io mi sono convertita a Kim Kardashian perché per una serie di motivi. Intanto perché ho sempre voluto fare questo video, però non l'avevo mai fatto perché mi sono detto vabbè, sono bionda, non sono i miei colori, quindi non lo faccio, non mi sembrava, ecco, credibile. E poi comunque ce n'erano tantissimi di video su di lei, però poi stamattina mi sentivo ispirata, ho trovato un make up che mi piaceva particolarmente, che vedrete nell'anteprima del video, e comunque, perché no, voglio dire, è una donna molto bella, ha un viso molto bello, utilizza dei make up molto belli, quindi una make up victim come sono io, come siamo noi, non può rimanere insensibile al suo make up, quindi eccolo qui. Tra l'altro ho scelto un make up molto molto semplice, molto bello, molto riproducibile, molto adatto anche alle bionde, quindi vi faccio vedere subito come procediamo. Dopo aver fatto quindi la base, se non avessi dovuto girare il video sulla base, l'avrei registrato successivamente, quindi dopo. Comunque, bando alle ciance, andiamo al sodo. Utilizzerò per la prima volta nella mia vita questo primer di Elf, voglio vedere anche com'è. Questo è quello color champagne, che mi sembra adatto al tutto. Vediamo come sarà la tenuta, quindi lo vado a mettere sulle palpebre, sulla palpebra mobile. Tra l'altro è proprio dorato, io pensavo fosse proprio un color champagne più neutro. Vabbè, vedremo cosa dirvi successivamente. Lo vado a stendere con le dita. Nella foto che ho scelto, lei ha un diciamo color beige molto luminoso, secondo me è un color burro. Io utilizzerò questo, una commistione di colori, mi pare che sia un colore simile a questo, che è il, mi pare che sia l'Etoile, sì, l'Etoile, e quindi mischierò tra loro l'Etoile con il Butterfly. E vado a metterlo praticamente nella parte iniziale, quindi nei primi tre quarti di palpebra. In questo caso andrò anche su, perché così è il suo make up, quindi vado sia vicino al dotto lacrimale che sopra. Quindi non vi preoccupate di eventuali diciamo trapassi di colore da una parte all'altra, perché poi andiamo a pulire eventualmente, anche perché comunque questi ombretti nei make up sono molto molto polverosi, per cui così. Quindi poi prendo Butterfly, sempre con lo stesso pennellino, e lo metto qui verso la parte finale. Cominciamo a dare quindi il tono aranciato. Tamponiamolo semplicemente, perché comunque i colori sono polverosi, appunto, come vi dicevo, e comunque non c'è una sfumatura netta. Quindi vado a prendere questo qui, il colore bonbon. In questo caso vado con un pennellino da sfumatura e vediamo se è caldo come è nella foto. E praticamente utilizzo la tecnica del trucco correttivo per la palpebra cadente, cioè lo metto nella parte finale, quindi creando diciamo una linea obliqua, e poi faccio una specie di V e la porto
porto il colore dentro. Non fate caso alle sopracciglia perché le sto crescendo, perché le devo sistemare per l'ennesima volta, quindi capisco che fanno schifo, fanno pena, però è così, al momento è così. Quindi ora, per scaldare un po' il tutto, questi ombretti sono davvero davvero polverosi, mamma mia, a me non reggono molto, quindi io vado con un pochino di fissante e utilizzerò questo di Clarence. Questo di Clarence. Bagno un pochino il pennello e lo metto sopra, proprio perché ho paura che comunque il colore si sposti. Prendo da questa palette di Inglot, che è un regalo di Marika, veramente apprezzatissimo e utilizzatissimo. Anche questi sono abbastanza polverosi, però a differenza dei colori di neve durano molto molto di più. Quindi vado a prendere praticamente questo colore qui, questo bellissimo, bellissimo, veramente arancio, sempre con il colore, con il pennello, scusate, di prima, e lo metto qui. Vedete che differenza. E adesso lo vado a sfumare. Sfumo bene e ne aggiungo fin quando non raggiungo l'intensità voluta, naturalmente. In questa parte lo lasciamo molto molto evanescente, perché così nel make up, comunque lo voglio anch'io così. Ora, dopo aver fatto questo, riprendo il pennellino di prima e metto un pochino, pochino, pochino nel centro di questo color burro dalla palette Clio for Pupa, qui al centro. Sfumo bene e poi praticamente vado a fissare il tutto sempre con un po' di fissante di Clarence. E lo faccio tamponando sul make up così. Ora, siccome voglio un pochino più calda questa parte superiore, prendo questo colore qui con un pennello diverso da sfumatura. Prendo questo, che è il colore Noisette, eccolo qua. Quindi ne prendo un pochino e vado a metterlo proprio nella piega. Lo porto verso l'alto, semplicemente per scaldare un po' il colore. Sfumare è la parola d'ordine. Ok, adesso sono abbastanza, non tanto soddisfatta, però abbastanza. Quindi cosa faccio? Prendo il pennellino d'eyeliner, questo qui di Avon, e il mio eyeliner in gel di Shiseido, questo qui, vedete, è quello che utilizzo di più. Vado col pennellino, cerco di fare una linea quanto più possibile simile alla sua. Lo faccio con l'occhio aperto, o meglio, senza tirarlo. E qui, alla fine, semplicemente tiro una linea dritta come la sua. Congiungo la codina. Così. Allora, cosa ho fatto io in questo caso? Ho utilizzato questo eyeliner che mi dà sicurezza per tracciare la linea guida. Adesso vado a prendere l'eyeliner in
Quindi questo eyeliner qui di Pupa, che è il gloss eyeliner di in penna, quindi con la punta in feltro, e ricalco la linea. Allora, in questa parte finale la lascio così com'è, perché non voglio, perché così, e perché comunque non voglio, ecco, l'aggiusto semplicemente in questo modo, però non la vado ad appesantire troppo. Adesso con un cotton fioc, vi risparmio il tutto, vado a pulire eventuali sbavature e a sistemare ulteriormente la linea. Una cosa importantissima, quando usate questi eyeliner così, soprattutto se avete la palpebra rugosa, non chiudete subito l'occhio, perché altrimenti il colore si trasferirà nella parte alta. Quindi adesso vado a pulire, eventualmente in precisioni, a sistemare il tutto e ci vediamo dopo. Quindi poi con un pochino di nero vado sopra per fissarlo e scurire bene vicino all'attaccatura delle ciglia, in questo modo qui. E faccio la stessa cosa, ho fatto meglio, dall'altra parte, quindi scurisco benissimo qui, vicino all'attaccatura delle ciglia. Ora prendo con ulteriore pennello, o meglio, vabbè, possiamo prendere anche questo qui che abbiamo utilizzato prima, prendo sempre il bianco, questo qui, di Neve Make Up, e vado a metterlo nella parte superiore, super super scrivente, però poi sfumiamo bene, che è quello che ci serve, quindi sfumiamo bene in questa parte qui. Vedete come risalta subito l'arancio, il colore arancio. Adesso vado a pulire sotto. Quindi ecco fatto. Adesso io metterò semplicemente un po' di nero nella rima inferiore dell'occhio. Utilizzo la Feline di MAC. Però non arrivo proprio fino alla fine. Parto da qui, da dove cominciano le ciglia, e chiudo fino ad arrivare alla codina. L'unica persona a cui non scrive la Feline di MAC sono io, forse. Quindi così. E il trucco degli occhi possiamo dire che è finito. Adesso applichiamo ciglia finte e nella parte finale ciglia finte e mascara. Io vado con queste ciglia qui, che sono di Born Pretty Store, che vi ho recensito in passato e vi ho detto che non mi sono trovata bene, per cui che cosa ho fatto? Le taglio, le sto tagliando a ciuffetti e le metto soltanto nella parte finale, così. Sto provando ad utilizzarle, ma davvero non valgono niente. Comunque, per la parte finale, per dare enfasi al make up, possono andare bene, quindi le metto su entrambi gli occhi. Davvero super super eclatanti. E poi vado col mascara, che è questo qui, il mio solito luminizer di L'Oreal. E poi vado anche con questo, che è il mascara allungante di Kiko, e vado nella parte soltanto centrale, perché così aggiungo un pochino di fibre, vedete, e la differenza con quelle finte non si vede. Poi io non sono tanto amica delle ciglia finte, come sapete, però ho voluto utilizzarle in questo caso proprio per diciamo essere più fedele al suo make up, che non prescinde mai dalle ciglia finte.
Quindi, fatto questo, facciamo le labbra. Utilizzo questa matita di Kiko che è la numero 300 e vado a contornarle. Come notate, ho un po' ingrandito il contorno proprio perché lei ha delle labbra molto carnose. E poi con il dito stesso sfumo la matita verso l'interno. Poi vado con questo, che è un rossetto di Clarence, il numero 123 Cream Toffee. Molto bello, vedete? Anche in questo caso lo aggiusto e lo sfumo con le dita. Nella foto lei ha tantissimo gloss, è un nude. Io utilizzerò sempre questo di Clarence, che è un bellissimo gloss nude. Molto glitterato, vedete com'è bello? Ecco qui. Quindi questo è il look finito. Vedete? Secondo me è venuto molto molto simile. Adesso le luci come al solito non mi aiutano, non so come mai. Comunque, io spero che il video vi abbia dato una qualche ispirazione, vi sia potuto essere utile in qualche maniera. Io mi sono divertita a farlo. Se volete che io cerchi di riprodurre il make-up di qualche vostra attrice preferita o comunque qualcuno che vi ha colpito e via di seguito, potete postarmi le foto su Facebook oppure lasciarmi un commento qui sotto, io cercherò di farlo, naturalmente giocherò insieme a voi, mi divertirò insieme a voi perché mi piace tantissimo cercare di riprodurre i make up, quindi fatemi sapere. Per ora vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao! Che utilizziamo per stirare i capelli, andiamo a stirare bene la ciocca semplicemente per riscaldarla e quindi avere la possibilità di darle la forma che noi vogliamo.